Diverso il caso della Locatelli Meccanica, sempre a Subiano, che progetta e realizza macchinari e presse idrauliche, oltre ad impianti sia per la produzione di mattonelle in cemento a graniglia, sia per le imprese Orafe che per altre attività. L'azienda risente in questo momento della crisi dei vari settori, con ricorso anche alla cassa integrazione, anche se punta a rilanciarsi attraverso lo sviluppo e la selezione dei materiali facendo leva sulla qualità. Una storia lunga 90 anni è quella della Locatelli Meccanica, visitata oggi dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, Giulio Locatelli, Beatrice Locatelli, Sergio Locatelli, tre cugini, ma tutto parte da una storia di fratelli. E quindi naturalmente un'azienda che fa nascere, fa crescere, soprattutto anche Subiano in questo caso, tantissimi anni fa, 90 anni fa, 1924. Insieme a noi c'è anche il presidente della CNA, in questo caso abbiamo Walter Bondi, anche lui una storia vissuta da imprenditore in Subiano, questo ci teniamo a dirlo. Ecco, però oggi un'azienda che comunque vive nell'internazionalizzazione, ma soffre anche di tutta una crisi che non è soltanto italiana, ma mondiale. Sì, in effetti questa è la realtà. Noi siamo un'azienda molto avanzata nel senso che portiamo avanti ricerca e sviluppo in maniera estrema, anche perché i nostri concorrenti principali sono i tedeschi, i francesi, quindi delle realtà molto importanti. Subiamo in questo momento un momento di flessione, nonostante che abbiamo passato gli ultimi 2 anni che sono stati discreti, proprio perché noi vendiamo soprattutto all'estero. Ormai il mercato italiano è, diciamo, quasi una chimera, però anche i mercati dove vendiamo hanno rallentato un po' questo inizio anno. Sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, noi ci siamo impegnati molto da un punto di vista commerciale, probabilmente diciamo che abbiamo già degli ordini in ingresso, quindi fra qualche settimana, adesso siamo in cassa integrazione, rientreremo a pieno regime. A contatto con le realtà dell'impresa, anche con delle difficoltà, cosa pensa di fare la Regione? Può investire? Ma noi possiamo mettere, con il nuovo settennato, come spiegavo, più risorse a favore dell'impresa. Diciamo che ci sono 800 milioni che verranno dall'Europa. Nel settennato precedente alle imprese sono andate qualcosa come 300-350 milioni. La mia intenzione è di metterli tutti, quindi più di 700 milioni sui bandi per l'innovazione, per la ricerca, per lo sviluppo, per l'internazionalizzazione. E penso che questa opportunità che diamo può rilanciare le imprese a fare prodotti di qualità, può rilanciare le imprese a fare maggiore ricerca, a trovare anche all'interno modi per investire di più, per avanzare nelle tecnologie. Anche qui siamo di fronte ad un'impresa che vede l'impegno forte degli imprenditori, di tre giovani o relativamente giovani, sensibili anche ad un rapporto con la realtà locale, che vogliono uscire dalle difficoltà. Mi sembra che sia giusto pensare a loro come a delle potenzialità, a delle energie che, se hanno a determinate condizioni un aiuto, anche se non si risolveranno tutti i problemi, ma è sempre un fatto di vicinanza, è sempre un fatto, credo, per tanti aspetti positivo. Quanto è importante il rapporto con i dipendenti, 20 dipendenti? Ma i dipendenti poi sono 20, probabilmente è quello che ci rende molto uniti. Fossero magari 200, il problema sarebbe diverso, il rapporto sarebbe diverso. Io dico sempre che siamo come una grande famiglia, come tutte le famiglie a volte si litiga, a volte spesso si va d'accordo. Il rapporto comunque di base è molto buono, anche quando dobbiamo fare la cassa non ci sono problemi, sanno che noi ci impegniamo al massimo per trovare sempre nuovi ordini, nuovi mercati, e quindi siamo contenti, ecco, non ci possiamo di certo lamentare. L'investimento nel vostro settore è proprio alla base di tutto, perché da voi partono le macchine, quindi la tecnologia e la ricerca è fondamentale. Ma in questa tecnologia, in questa ricerca così fondamentale, ci stiamo chiedendo proprio
quanto è difficile anche a volte riconvertire nei vari settori. Siete partiti dalle mattonelle, siete passati all'impresa Orafa, siete passati addirittura alle stanghette per gli occhiali, cioè addirittura per i motori, quindi per le parti delle auto, per cui questa ricerca credo che sia anche molto costosa rispetto ad altre. La ricerca è fondamentale, senza quello non potremo più essere, non saremo più nel mercato. Noi ci impegniamo molto, soprattutto prima di tutto dal punto di vista commerciale, nel trovare i settori, nuovi settori dove possiamo imporre le nostre macchine. Una volta trovato il cliente giusto, ascoltiamo le richieste che ci deve fare, analizziamo il prodotto che deve realizzare e poi da parte nostra gli diamo la soluzione. Oggi sempre più il cliente non chiede un prodotto, ma chiede una soluzione a un problema, e spesso la soluzione al problema non è data nemmeno da una singola macchina, ma anche da linee di macchine, da automazioni, da robot. Questo è quello che facciamo noi, quindi il nostro sforzo non è tanto nel migliorare le macchine che sappiamo fare, ma anche proprio nel trovare delle soluzioni, dei partner ideali per poter poi offrire al cliente delle linee automatiche per produrre al meglio. Una cosa importante è stata detta sul fatto che comunque si esporta e comunque ci dobbiamo far presenti negli altri mercati, e in questo caso è stato chiesto anche forse di creare delle opportunità proprio nell'essere presenti alle fiere in un modo che faccia emergere la Toscana. Beh, è stata chiesta una cosa molto semplice e, come mi è stato suggerito, non costosa. Dice: quando noi andiamo a fare le fiere, dateci la possibilità di poter esibire il nome Toscana, il marchio Toscana, perché questo può già fare la differenza. No, mi sembra un'idea interessante, penso che sarà molto semplice, così come diamo il patrocinio per tante iniziative in Toscana, poter fare una delibera con la quale stabiliamo che, su richiesta di un'impresa o di un gruppo di imprese, diamo la possibilità di utilizzare il nome Toscana. Anzi, fa onore a noi e si può aiutare le imprese benissimo, siamo contenti due volte. Che cosa veramente c'è necessità in questo momento per la nostra industria? Un po' di liquidità, anche un po' di sostegno, di umore, perché mi sembra che effettivamente ci sia anche un po' di tristezza e di paura. Ma più che altro c'è la consapevolezza che siamo ancora dentro un periodo che non vuol finire, quindi è chiaro, è difficile tutte le mattine tirar su la saracinesca e pensare che qualcosa possa cambiare nell'immediato, ed è evidente che siamo un po' stremati tutti come imprese. Abbiamo chiesto anche stamattina al presidente Rossi, che peraltro va ringraziato per questa vicinanza, ma anche per quello che ci sta proponendo, ha in mente di appoggiare veramente questo manifatturiero che è l'anima pulsante della Toscana, dopo il turismo sicuramente e la moda. Penso che il manifatturiero, comunque manifatturiero, moda è anche manifatturiero, quindi è il settore trainante. Investire su questo significa ridare impulso a delle aziende che sono storiche, storicamente importanti per questo territorio, hanno fatto la storia di questo territorio, ma anche per tutti coloro che si vogliono affacciare al mondo dell'imprenditoria. Non è così scontato che certi ambiti, certe lavorazioni siano in conclusione, no? Avevamo pensato nel 2007 che il mondo ora fosse finito, per esempio ad Arezzo non ci ha investito nessuno, eppure oggi siamo ancora la forza trainante di questo territorio e una voce importantissima per quanto riguarda l'export a livello nazionale. Quindi io credo che se le istituzioni finalmente credono in quello che stiamo facendo, in quello che gli imprenditori tutte le mattine con grandissimo sacrificio, lo ripeto perché non so quanto sia consapevole questa questione da parte di tutti, ma è veramente dura in un momento come questo non avere credito